Cosa ne pensa dell'autocertificazione, del coprifuoco, del DPCM? Penso che sia un po' esagerato, se posso dirlo, perché visto che la sera non si può uscire, questa è una mia idea, magari tutta la gente si accumula, si aggrega al giorno, è un controsenso secondo me, cioè tenere tutti chiusi dentro la sera per poi tutto il giorno la gente è fuori e si accalca. Che cosa ne pensate dell'autocertificazione? È tornata dalle 22 alle 5, dovremmo utilizzarla un'altra volta? L'autocertificazione, io fortunatamente non ne faccio uso perché lavoro davanti a casa, ci sono delle cose che potrebbero essere migliorate, a mio modesto parere. Coprifuoco alle 22 invece? Per evitare assembramenti secondo me è giusto, sicuramente molto meglio che ne aprire, chiudere i ristoranti alle 6. Perché tanto dalle 6 alle 10 chi vuole uscire è un modo per stare insieme, lo trova. Nelle zone rosse sì, questo coprifuoco, però nelle zone gialle, diciamo, anche le chiusure dei bar alle 18 non mi sembra molto corretto. Per me era meglio che facevano una cosa un pochino generale, perché gli spostamenti anche della gente dalle varie zone rosse penso che in 2 giorni ci sono state. È giusto così, perché i numeri sono, diciamo, diversi per regione, regione, città per città. L'hanno fatto bene. Che cosa ne pensa della chiusura dei bar alle 18? Io li chiuderei tutta la giornata, che lì dentro c'è un concentrato di ragazzi, ma pure adulti senza mascherino, ho visto io. Ah, che cosa ne pensate del nuovo decreto? Adesso hanno chiuso le università, non so se fate prima. Sì. Io penso che sia importante la didattica frontale, che è comunque anche con la possibilità di fare una parte comunque in presenza e altri chi voleva seguire a casa. Comunque il prof non parlava al muro e si rivolgeva a delle persone. Tasto dolente, coprifuoco alle 22, che cosa ne pensate? Sì, è anche quello, più che altro sempre per la socialità, quindi perché non ci possiamo vedere, non possiamo stare insieme. E niente, cercheremo di trovare comunque nuovi hobby, diverse cose da fare. Per me si poteva limitare il weekend, cioè si limitavano gli orari e gli spostamenti nel weekend senza limitare l'intera settimana, perché in questo modo non permette alle persone di vedersi anche durante la settimana. Io penso a una persona che mediamente studia tutto il giorno, finisce di studiare alle 8, alle 9 di sera e alle 10 già deve rientrare in casa. Secondo lei è giusto chiudere i bar alle 18? No. Non ha nessuna rilevanza, non ha nessuna incidenza nel contagio. Il fuoco alle 22 con tanto di autocertificazione che torna invece, che cosa ne pensi? Penso che sì, può essere utile a livello familiare, è un'altra scelta secondo me che non darà frutti così evidenti, poi speriamo bene, se hanno deciso così questi intenditori del settore vorrà dire che porterà dei risultati, speriamo che ci regalino un Natale normale soprattutto.